il giorno fa il finanziamento da parte del governo nazionale di 2 milioni di euro più 1 milione da parte della Regione Puglia per la costruzione di un palazzo, del palazzetto dello sport a Fasano. Siamo con il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che con orgoglio ha annunciato in questi giorni questa notizia. Ne è stato un programma appunto della campagna elettorale, un vanto in questo momento. Beh, sì, per me è stato un privilegio poter annunciare questa notizia. È una notizia attesa da tantissimi anni, da tutto lo sport fasanese, e ci riempie di gioia anche perché lo sport a Fasano ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale, continua a svolgerlo, raggiungendo anche risultati inaspettati fino a qualche tempo fa. Mi riferisco ovviamente ai due scudetti e alle due coppe Italia che la Junior Fasano ha vinto e si è aggiudicata negli ultimi 3 anni. Per questo credo che sia un riconoscimento quasi dovuto al nostro sport che per tante ragioni nel corso degli ultimi 30 anni non è mai riuscito a ottenere questo palazzetto che invece meritiamo da anni. Lei è uomo di sport perché è stato anche giocatore di pallacanestro Sì. alcuni anni fa. Quanto è importante per una società, soprattutto dilettantistica, come può essere quella della pallacanestro a Fasano, ma anche pallavolo, ma tante altre associazioni, avere una struttura dove poter fare sport, far crescere i giovani e concentrare lì anche le forze economiche con sponsorizzazioni e cose del genere? La struttura è fondamentale sia per ragioni sportive, per ragioni di marketing, ma anche come luogo di aggregazione, perché non dimentichiamo che le palestre sono luoghi in cui i ragazzi crescono anche, passano i loro anni più belli e quindi hanno valenza, diciamo, come dire, hanno una doppia valenza. Non solo dal punto di vista sportivo volevo specificare, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione potenziale di eventi, perché il palazzetto di Fasano sarà anche un luogo dove poter organizzare concerti e per questo tipo di eventi la capienza verrà ampliata a 3.000 persone circa. Quindi diciamo è un luogo fondamentale per lo sport, ma non solo. Ed è per questo che la gioia è doppia, perché finalmente avremo un luogo anche dove poter svolgere manifestazioni più impegnative, che altrimenti scelgono altre città e non Fasano. Verrà abbattuta la vecchia struttura di Vigna Marina, ma possiamo dire quando sarà posta la prima pietra? Ecco, su questo aspettiamo la comunicazione del governo che deve appunto deve comunicarci i tempi. E su questo sono prudente. Non appena tuttavia sarà giunta questa comunicazione, potremo dar seguito agli adempimenti che sono a carico del nostro comune e naturalmente impegneremo tutto il nostro tempo per far sì che la scadenza, che credo sia fissata, se non ricordo male, in 2 anni dalla comunicazione che ci viene fatta dal governo, possa essere rispettata nella maniera più assoluta.